Di vedute già fra, diciamo, il periodo ufficiale e coloro che lo coadiuvarono, beh, questo la dice lunga già all'epoca, a maggior ragione queste contraddizioni e queste divergenze di opinione si sono amplificate poi nel corso degli anni, via via che sono, diciamo, migliorate le tecniche di indagine e soprattutto gli studi anche di carattere entomologico, perché qui, diciamo, il primo a fare un lavoro di questo tipo, per onestà storica, è stato il consulente della difesa del Vanni, vedo qui davanti a me uno dei due difensori, che lavorò su un materiale abbastanza ristretto, cioè su un numero di foto abbastanza esiguo, mi pare che complessivamente avesse a disposizione solo 29 delle 45 foto ufficiali del fascicolo fotografico, e solo alcune di esse ritraevano i cadaveri sul tavolo settorio. Ebbene, a quel lavoro evidenziò che diciamo, lo stadio di sviluppo di queste larve era incompatibile con, troppo avanzato, incompatibile con la datazione della morte nettamente prima della mezzanotte, intendeva dire 10:30-11 del giorno 8, come sosteneva il professor Mauro Maurri. Certo è che Introna, che è un personaggio di altissimo livello culturale e scientifico, non ha avuto la fortuna che ha avuto poi l'amico Cochi di avere la disponibilità di tutto il fascicolo fotografico e quindi di poter esaminare in particolare quella seconda serie di foto che vanno da 30 a 45 nella numerazione ufficiale dei verbali di polizia giudiziaria, foto che ritraggono i cadaveri sul tavolo settorio e che consentono di evidenziare uno stato di sviluppo delle larve estremamente avanzato, talmente avanzato da ritenere incompatibile quello stato con l'attribuzione della morte in un orario come quello ritenuto e sostenuto dal professor Maurri. Ma su questo voi siete maestri e donne, quindi non è mai inutile che vi rubio la parte nel mezzo.